Birthday Tapes. Eccoci, ci siamo. Non so se più rallegrarmi o più complimentarmi con uno per uno tutti quanti voi per aver trovato anche questa settimana quei 60 minuti di tempo da strappare alle vostre vite, che immagino incasinate come la mia, come tutte le vite delle persone che conosciamo, per dare, diciamo, spazio a 60 minuti di musica profondamente sbagliata, ovvero questo podcast che si chiama The Tuesday Tapes, che lo potete ascoltare in anteprima ogni martedì sera alle 21 su Casa Bertallò, oppure quando volete on demand, come si dice, sulle piattaforme Stitcher, Spreaker e naturalmente anche Apple Podcast. Io sono Fabio De Luca, che vi do il benvenuti dentro Tuesday Tapes. Abbiamo una scaletta molto interessante questa sera, come sempre quasi equamente divisa tra cose vecchie e cose invece molto nuove. Cominciamo con una cosa nuovissima che tra l'altro segna anche il debutto di un'etichetta che si chiama, difficile il nome, Funovoiere Records. Funovoiere è il nome di una delle spiagge del Salento e in dialetto pugliese significa abisso profondo, probabilmente perché è una zona della costa nella quale, vicino alla costa, si sprofonda molto rapidamente, sono delle specie di dislivelli sottomarini, chiamiamoli così. Allora, la Funovoiere Records è l'etichetta di un DJ che si chiama Massimiliano Pagliara, probabilmente l'avete sentito nominare più volte, e lui è nativo appunto della Puglia, ma da molti anni ormai vive a Berlino. È diventato una delle figure di spicco della scena elettronica berlinese, al punto di essere un resident del famoso Panorama Bar. Ma la cosa bizzarra, una volta magari poi lo raccontiamo nei dettagli, Massimiliano è andato a vivere a Berlino ormai, se non ricordo male, tipo 8 anni fa, ma non per fare il DJ. Lui è partito dalla Puglia che non ascoltava musica elettronica, lui faceva il ballerino di danza contemporanea e andò a Berlino appunto per continuare a fare il ballerino di danza contemporanea. Poi lì ha conosciuto, come spesso capita in una città come Berlino, un sacco di persone della sua età che facevano i DJ e i produttori, si è intrippato di musica elettronica e ha cominciato da zero praticamente a essere anche lui un DJ e un produttore di musica elettronica. Allora, è uscita questa prima uscita di questa sua etichetta che si chiama appunto Funovoiere Records. La firma un produttorino non troppo conosciuto di Manchester che si chiama James Booth. Il singolo si intitola Bath Time. Il pezzo che ascoltiamo in apertura di Tuesday Tapes questa notte si chiama Dix. We'll be right back.
You're listening to The Tuesday Tapes. Allora, c'è in ogni puntata di Tuesday Tapes un pezzo che è un po' la chiave della puntata, e mi sento di poter dire, conoscendo la scaletta già adesso, io fino di qua fino alla fine, che questo stasera, quest'oggi, è il pezzo chiave di questa puntata. È il terzo singolo di un produttore di Dresda che si chiama Dunkleiter. Lui è un minimo conosciuto anche col nome di Sneaker DJ, Serial Error e Lupo, ma diciamo che questa sua nuova uscita è firmata come Dunkleiter ed è una uscita che è pubblicata da questa etichetta berlinese di super 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 cult, ne abbiamo spesso parlato anche qui a Tuesday Tapes, che si chiama Bahnsteig 23. Il pezzo è bizzarro, è strano, ma soprattutto è una specie di versione, diciamo, tecno per semplicità di Street Hustle di Lou Reed, nel senso che non è esattamente una cover, ma direi che la struttura del pezzo riprende in maniera abbastanza diretta, didascalica, Street Hustle, appunto, di Lou Reed. Questo appunto dal nuovo singolo di Dunkleiter, che è appena uscito per la Bahnsteig, si chiama BAH049, perché poi, come già raccontavamo in passato, i singoli della Bahnsteig 23 non hanno titoli, ma hanno il numero di catalogo come titolo. La prossima cosa è una cosa, anche questa abbastanza nuova, una cosa uscita sul finire dello scorso febbraio, lo scorso mese, ed è il 27esimo singolo a dar retta almeno ai conteggi di Discogs, di un produttore acid techno di Sydney in Australia, che si chiama Mickey Mellas, ma di vero nome, ma si fa chiamare Jensen Interceptor. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo album
come agenzia Intercept, chiamato Mother. È uscito appunto a questo punto questo nuovo singolo intitolato The Ultimate Wave Riding Vehicle, l'estremo veicolo per cavalcare le onde. Possiamo immaginare che si tratti di un surf, e il pezzo che ascoltiamo è Aqualung. Ascoltando The Tuesday Tapes. Thank you.
Dopo tre dischi nuovi siamo ripiombati nel passato, in quella finestra temporale che più ci piace, che è l'Inghilterra a cavallo tra la fine del 70 e l'inizio degli 80. Questo non è stato da Dr. Heckle e Mr. Jive, che era il primo dei tre album pubblicati da una band chiamata Pig Bag, una delle numerose band nate dallo scioglimento di una leggendaria formazione post-punk chiamata Pop Group, il pop group di Mark Stewart. Anche se in questo caso Simon Underwood, che era il bassista appunto del Pop Group, si limitò a unirsi a una band che già esisteva ma cui mancava, diciamo, un elemento che la caratterizzasse, e in effetti il basso, che è lo strumento appunto di Simon Underwood, è in qualche maniera la cosa più distintiva nel suono dei Pig Bag, che è una band che, come avete sentito, questo pezzo era abbastanza, diciamo, esemplificativo del loro stile, sta a cavallo tra funk, jazz e post-punk. Sicuramente era il gruppo più jazz di tutta la scena post-punk inglese. Hanno avuto anche un paio di singoli di buon successo in quegli anni, uno era Sunny Day per esempio, tutti quanti un po' su questo genere, con una gran linea di basso e degli svolazzi poi invece di sassofono soprattutto. Questo appunto è un pezzo chiamato Wiggling, dal loro primo album. Ne ho fatti tre tutti quanti, diciamo, nel brevissimo biennio 82-83. L'album si chiamava Dr. Heckle e Mr. Jive. Rimaniamo in quegli anni arriviamo in Italia. C'era a Mestre, quindi in provincia di Venezia, c'era una band chiamata Ruins, una classica band new wave dell'epoca, molto elettronica. Loro ebbero anche un micro successo, c'era un loro singolo di cui in questo momento mi sfugge il titolo, purtroppo, che si vide anche in televisione, Mr. Fantasy. Comunque, diciamo, hanno avuto una breve esistenza tra l'81 e l'84, e pochi giorni fa, San Valentino scorso, hanno tirato fuori dai loro polverosi archivi una serie di pezzi inediti, proprio di cose che non si erano mai sentite, dei Ruins, band comunque minore della scena new wave europea, però diciamo con il suo seguito di culto, e hanno tirato fuori appunto questo album chiamato Occasional Visits. Lo ha stampato un'etichetta belga che si chiama Stroom TV. Da questa ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Hello. I'm walking up and down. Windows are closed. No faces, no places. I can't find my friends tonight. Lights are off. You're still. No shouting boy. No barking dog. Alone.
Tuesday Tapes. Momento EBM che ogni tanto ci concediamo qui a Tuesday Tapes. EBM nel senso di Electronic Body Music, quella, diciamo, musica elettronica molto fisica e molto palestrata che è nata grosso modo attorno alla metà degli anni 80, che poi si è incrociata, diciamo, in territorio belga con quell'altro genere che si chiama invece New Beat. L'EBM è una storia che ha avuto, in realtà, contrariamente a molte musiche elettroniche, ha avuto grosso seguito e grossi artisti anche in terra americana. E questo, appunto, invece è un produttore che arriva da Parigi, si chiama Thomas Moore, ma si fa chiamare December. Questo è il suo nuovo ottavo singolo appena uscito, si chiama Night of the Nights. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama invece Intervention Tune. Un album appena uscito invece è quello nuovo dei Drange, il terzo album dei Drange, che è un trio post garage rock di Castleton, Derbyshire. Drange in danese significa ragazzi. Interessante come imparare le lingue usando i titoli delle canzoni e degli album è un grande classico mio personale di tutta la vita, letteralmente. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Bonfire of the City Boys, loro sono i Drange. Thank you.
sweat trickled down the gutters and the drains as we made our way from the safety of the car. And through the rush hour traffic, we weave and we turn down a back street and ditch our coats. And the strays are out now, they can tell that something's up. Maybe in their half tails or their crooked paws. The wind changes, the pressure eases, and the nosebleeds set in for the early evening. We pause, we talk, we plan, we make the best of what we can, and I hold you tighter than ever before. And your hair smells like Roman candles, and your eyes were like two Catherine wheels just spinning, spinning, spinning. Tuesday Tapes. Oh,
Si intitola Un peu plus d'amour, s'il vous plaît, un pochino più di amore se non vi spiace, ed è il quarto album di una cantautrice di Tolosa che si chiama Lo Briard. Lei è in giro da un po' di anni, dal 2012, ha esordito su un'etichetta francese di gran culto tra gli appassionati di musica francese, tra il classico e il contemporaneo, la varieté, come usano chiamare questo genere musicale gli stessi francesi, la Tricatel. Appunto, è uscito questo suo quarto album da pochi giorni. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Cookie Sun, e dalla Francia facciamo un salto invece in Spagna, a Barcellona, dove esiste, si muove, crea prodotti musicali interessanti uno dei nostri due elettronici preferiti degli ultimi tempi. Li abbiamo scoperti un annetto e mezzo fa e continuano a piacerci molto. Loro si chiamano Dame Area, tra l'altro loro sono basati a Barcellona, e tra l'altro uno di loro, Victor Hurtado, è un personaggio storico della scena industrial spagnola, uno che ha lavorato in tempi diversi con stranieri come Nars With Wound e Sturzende Neubauten, ma soprattutto l'altra metà della band, Silvia Constance, è una italiana che vive a Barcellona, appunto, per cui ci fa molto piacere il fatto che una band di qualità abbia un pezzo d'Italia dentro di sé, non per fare i sovranisti, ci mancherebbe altro, semplicemente così fa ridere, fa piacere. È appena uscita questa nuova cassetta dei Dame Area che si chiama Estás en un sueño, è uscita proprio il 7 marzo scorso. Tra l'altro i Dame Area stanno arrivando in tournée, forse anche in Italia, dove stanno cercando delle date per i primi di aprile, sono già fissato delle date in Germania, Francia, Inghilterra, eccetera, forse riescono a trovarne qualcuna anche in Italia, nel caso ve li consigliamo perché sono molto bravi. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Despierta, loro sono Dame Area. Thank you.
state ascoltando The Tuesday Tapes. Un pezzo che a quanto pare non esiste in nessun formato classico, per cui non è un CD, non è un vinile, non è una cassetta, non è neanche un file MP3, cioè non è possibile possederlo fisicamente, è possibile solamente ascoltarlo, perché è invece presente sulle piattaforme di streaming tipo Spotify. Molto moderno come concetto questo della pura liquidità della musica, ed è il primo pezzo pubblicato da una band di South London, quindi di Brixton per esatto, che si chiamano Blue Bandy, appena uscito. C'è in previsione un album quest'anno per un'etichetta che si chiama Permanent Creeps, ma intanto c'è solamente questo pezzo che si chiama Closing Sound. Loro si chiamano Blue Bandy questa notte a Tuesday Tapes. La prossima cosa che ascoltiamo invece è un pezzo che è uscito quando secondo me nessuno di voi era ancora nato, addirittura nemmeno io ero ancora nato, che pure sono il più vecchio che io conosca a momenti. E infatti è un pezzo che usciva nel novembre del 64 ed è una potentissima canzone sull'inizio della fine di un amore, un pezzo scritto da un trio, un trio pazzesco di autori, che erano Phil Spector, Barry Mann e Cynthia Weil. Il pezzo è prodotto naturalmente da Phil Spector. Secondo molti questo è in qualche maniera anche l'apoteosi dello stile Wall of Sound inventato e consolidato dallo stesso Phil Spector. È è un singolo di un duo bianco di Orange County, California, duo bianco con una voce molto nera, è quello che all'epoca si chiamava Blue Eyed Soul, il soul dagli occhi azzurri. Loro si chiamavano Righteous Brothers, il pezzo si chiama You've Lost a Loving Feeling. Lo ascoltiamo perché poi volevo metterci accanto una versione più recente di questo pezzo che ci riporta in territori classici di Tuesday Tapes. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips.
Tuesday Tapes. That love and feeling, now it's gone, gone.
every day. So don't let it slip away. Gone, gone, gone. And I can't go on. Lost That Loving Feeling dei Righteous Brothers e di Phil Spector nella versione che stava sul primo album degli Human League, una delle più gigantesche band della New Wave inglese. Il loro primo album usciva nel 79, nell'ottobre 79, si chiamava Reproduction, ed era un po' diverso, diciamo, da quelli che sono poi gli Human League consegnati alla storia col loro album There, col singolo famosissimo Don't You Want Me, che erano molto più pop o techno pop. Qui era una stagione un pochino più kraut, addirittura industrial per certi versi, e su tutto naturalmente c'era questa incredibile voce di Phil Oakey, che forse uno dei, non voglio dire il più bravo, ma forse sicuramente uno dei più bravi vocalist nella storia del pop inglese, della New Wave in particolare. Quando io scoprii questo pezzo, non quando era uscito perché ero ancora troppo piccolo, però diciamo quando l'ho scoperto un po' dopo il grande successo Human League con Don't You Want Me, ovviamente mi andò in pappa al cervello sul fatto che gli Human League recuperassero un pezzo di Phil Spector, per cui quando 8 anni fa ho avuto l'occasione di conoscere Phil Oakey e di intervistarlo per una rivista che si chiamava all'epoca Rolling Stone, gli chiesi proprio da fan poveretto di raccontarmi com'era nata questa cover version. Io ero convinto nella mia testa di segmentali da fan che non so, Phil Oakey avesse voluto provare a reinventare il Wall of Sound di Phil Spector in una chiave elettronica. Lui molto banalmente mi disse no, niente di tutto questo. La casa discografica, che era la Virgin, ci chiese di mettere un pezzo pop nel disco, noi scegliemmo di fare una cover. Ovviamente poi non era esattamente un pezzo pop, però diciamo che era un pezzo che in Inghilterra era stato prima in classifica nella versione dei Righteous Brothers, per cui diciamo aveva un certo appeal come titolo sulla carta, se non altro. Questa era la storia della versione di Human League di You've Lost the Loving Feeling, che ci ha portati alla fine di questa puntata di Tuesday Tapes. Vi ricordo che molte cose vi voglio ricordare a questo punto. Vi ricordo che c'è una pagina Facebook che si chiama come noi The Tuesday Tapes, che noi torneremo di nuovo martedì prossimo, che sarà il 19 marzo se non ricordo male, alle 21 su Casa Bertallò per l'anteprima, e poi quando volete, già dalla sera del martedì, siamo in podcast sulle piattaforme Stitcher, Spreaker e naturalmente anche Apple Podcast. Noi ci salutiamo con un disco uscito il febbraio scorso, cioè un mese e mezzo fa, praticamente poco più di un mese fa, anzi, di un personaggio che io adoro e lo sapete perché ne parlo molto spesso. Lui è David Holmes, il DJ irlandese David Holmes. Per una serie di coincidenze non mi era ancora capitato di farvi ascoltare un estratto dal nuovo album degli Unloved, che è la band di David Holmes,
tra l'altro band nella quale David Holmes, lui sì, in maniera deliberata, prova molto a rimettere in scena certo stilemi da Dizzy Spector. Comunque ci ascoltiamo da questo nuovo album degli Unloved che si chiama Heartbreak, un pezzo che si chiama Crash Boom Bang, e noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao. The sun on the Ganges. It's amazing.